Comunque, gli inglesi si mostrarono ben favorevoli a tutta questa storia, almeno all'inizio. Quando arrivarono qui, non fecero altro che riscoprire i nomi della zona e chiamarono questo posto Palestina. Questo perché ve lo dico? Perché c'è molta gente che quando arriva qua pensa che Israele sia nato sulla Palestina palestinese, sulla Palestina araba. Invece non è Non c'era così. manco. Non esisteva, è chiaro, è un passaggio storico di tipo diverso. Quindi i palestinesi chi erano? Erano quelle popolazioni che abitavano in territorio palestinese, che erano indifferentemente ebrei e arabi. Quindi prima del 1948 gli ebrei che sono nati qui nei passaporti avevano scritto, io ho degli amici che sono nati qui ma vivono in Italia, nel loro passaporto c'è scritto nato a Gerusalemme o Tel Aviv, dov'è? Tra parentesi, Palestina, se sono nati prima di quella data, proprio perché erano nati in questo territorio definito così. Ora, quindi la Palestina è dato per chiarire che il nome Palestina è un nome che viene da Roma e per chiarire anche che ai tempi di Gesù non si chiamava Non assolutamente esisteva. così. Gesù non ha mai conosciuto il termine Palestina. Ha conosciuto il termine Giudea, ha conosciuto il termine Galilea, il termine Gaulanide, Sharon, forse anche Negev e Samaria Samaria. sicuramente, ma non il termine Palestina. Quindi è una cosa abbastanza importante da sapersi, anche per controbattere a volte o per rispondere molto scientificamente e storicamente a dei quesiti che si potrebbero porre. E quindi gli ebrei erano esattamente palestinesi come lo erano anche gli arabi. E l'Inghilterra purtroppo cambiò politica intorno agli anni 30 e se vi ricordate bene nel 1936 Churchill fece una cosa terribile per gli ebrei, creò il famoso Libro Bianco ad impedimento delle immigrazioni degli ebrei dall'Europa in quel momento in Israele, impedendo a coloro che avrebbero potuto salvarsi dalla guerra praticamente di salvarsi la vita. Quindi gli ebrei e gli inglesi, nonostante fossero nemici della Germania, impedirono con questo libro bianco durante tutta la guerra agli ebrei di salvarsi qua. Quindi questa fu un'altra nevrosi che si aggiunse alle tante. Ora, la popolazione ebraica con la spartizione, che aveva accettato, voi sapete, nel 1947, gli ebrei Ben Gurion, capo e leader del popolo ebraico qua in Israele, in Palestina, scusate, accettò la spartizione creata dalle Nazioni Unite, e mentre il mondo arabo, palestinese prima, cioè quelli che stavano dentro, e arabi intorno, che fomentavano e istigavano tutta la popolazione palestinese, anche loro non accettarono, anche loro non accettarono la spartizione. E nella famosa riunione che si tenne al Cairo, guidata da Nasser, poco prima che scoppiasse la guerra del 48, Nasser disse: per nessuna ragione noi accetteremo mai uno Stato per gli ebrei, il territorio deve essere tutto nostro perché gli ebrei ce l'hanno uno Stato e indicò, ce l'hanno un posto e indicò il Mar Mediterraneo. Quindi quella era l'idea appunto che mosse. Arriviamo al 47, alla spartizione, gli ebrei accettarono purtroppo, questo avvenne il 29 novembre del 1947, il 2 dicembre del 1947, scusate, il 30 novembre del 1947, quindi il giorno dopo, cominciò la guerra. Questa prima fase della guerra, che va dal 30 novembre fino al 14 maggio del 48, è una guerra interna, cioè tutto il mondo arabo dentro Israele si rivolta contro gli ebrei e crea attentati. Il 30 novembre come cominciò? Cominciò con due attentati, proprio qua a Gerusalemme, con un autobus che venne fatto saltare in aria da una bomba e con una bomba messa dentro un supermercato. Così comincia la guerra. Il 2 dicembre, quindi 2 giorni più tardi, questo quartiere, esattamente dove ci troviamo noi, l'ospedale qua, tutti gli impianti, avete visto, no? Più o meno, non avete visto quanto è grande, ma lo vedrete alla fine del nostro giro, questo quartiere venne completamente accerchiato dagli arabi, completamente isolato dagli arabi e non c'era nessuna possibilità, anche per gli ebrei che stavano fuori, di poter entrare, non riuscirono proprio. Tra l'altro la legione, chi è che si era preso l'incarico di gestire questa guerra qua a Gerusalemme? I Giordani. Quindi la legione giordana, la legione più forte, più agguerrita, anche quella più violenta, fu proprio quella che gestì
la questione qua a Gerusalemme. E questo quartiere rimase in stato d'assedio dal 2 dicembre del 1947 al 28 maggio del 1947. Il 28 maggio finì. Quindi la storia appunto del quartiere ebraico che per 19 anni è rimasto così com'era. Non c'è stata nessuna operazione di restauro o di recupero di questo quartiere, perché Abdallah, il re di Giordania, che divenne poi Giordania, cioè fino ad allora era stato Transgiordania, con la fine della guerra e occupando e annettendo tutta la Cisgiordania e Gerusalemme Est, il regno prese il nome di Regno di Giordania. Abdallah decise che questo quartiere doveva essere la dimostrazione che quello che si doveva alla nazione ebraica, cioè la distruzione. È stata da una parte è stata una fortuna, perché quando appunto si è ritornati qui si è potuto appunto scoprire anche il passato storico di questo quartiere. Abdallah venne ucciso nel 1951 mentre teneva per mano e andava alla moschea a pregare, teneva per mano suo nipote Hussein, che diventerà poi re di Giordania, perché semplicemente aveva avuto un incontro precedentemente con Golda Meir, che aveva tentato di non far partecipare la Giordania in questo conflitto.